Eccolo. Eccolo qua, Marco, buonasera. Mi senti? Sì, forte e chiaro. Intanto Buonasera. ti ringrazio per la tua disponibilità, dove secondo me sei un vero uomo di sport e di calcio, perché anche nei momenti difficili ci mette la faccia, Marco. Grazie, grazie a voi. È sempre un piacere, lo sai, parlare un buon tono. Grazie. E quindi che succede a questo Ponte Assieme, Marco? Ma è che succede? È un momento un po' difficile, un momento lungo, difficile, anche se praticamente abbiamo sbagliato, diciamo, gli ultimi 15 giorni, perché se vai a vedere abbiamo sbagliato gli ultimi 15 giorni. E niente, ti ho chiesto, perché mi piace dire le cose come stanno, ti ho chiesto di fare io questa diretta, perché più che altro ho bisogno di chiarire bene quello che sta succedendo a Pontassieve, più che altro perché quando viene messo in dubbio la professionalità della mia squadra e dei ragazzi, è l'ora probabilmente di raccontare un po' quello che sta succedendo, perché non mi piace sentire dire, dopo la vittoria bellissima alla Fortis, contro la Fortis Juventus, eravamo quarti a pari merito. E poi abbiamo perso alla Lastigiana 1-0 in un campo un po' che a noi ci penalizza, e diciamo che ci poteva anche stare, non è che non ci poteva stare. Però dopo viene fuori delle situazioni, che perdi un'altra volta, che perdi in casa col Porta Romana di mercoledì, il turno fra settimana, perdi a Sinalunga una partita bruttissima dove abbiamo toccato il fondo. E cominci a sentirti dire che probabilmente regali le partite, no? Gli avversari arrivano e ti dicono: mister, ma che stai facendo? Con noi ha fatto la guerra e poi ora, perché hai raggiunto probabilmente la salvezza, regali le partite in qua e là. E questo, per chi mi conosce, lo sa che non può succedere, però è palese anche pensare che poteva succedere. Come ti posso dire, un rilassamento da parte dei ragazzi, però quello che voglio dire, ed è giusto che si sappia, è che noi praticamente viviamo da novembre in società che poi lo sai, è il mio paese e tutto avrei voluto, escluso che succedesse questa cosa qui, ritrovarmi oggi con il pareggio del Firenze Ovest e ritrovarmi nono in classifica e probabilmente abbandonare un po' i sogni che erano stati un po' da parte di tutto. È successo tutto, diciamo che è da novembre che probabilmente la società dei due presidenti probabilmente sono andati in contrasto e dovevano essere le votazioni per votare un presidente e far sì che uno dei due uscisse, e si è fermato un po' tutto il movimento Pontassieve. Si è fermato veramente un po' tutto il movimento che era, era bello essere a Pontassieve, per me era bello perché avevamo riportato tanta gente allo stadio, la squadra stava giocando, stava riuscendo a fare dei risultati veramente importanti. Dietro a questo problema societario ci è venuto a mancare forse un giocatore importante, perché in quel momento era veramente importante, che è stato Elias, il ragazzo argentino che ce l'avevamo fatto a prendere, e dalla partita, l'ultima partita l'ha fatta contro la Rondinella quando abbiamo vinto 3-2, e poi se n'è andato in Spagna perché giustamente ha ritenuto più giusto andare via. E diciamo la crisi societaria, tra virgolette, che poi Ecco, non è questo veramente una crisi sinceramente societaria. ne sento parlare anch'io qua di una crisi societaria, ma Ma ormai ne sentiamo parlare un po' da tutte le parti, perché è una cosa che, come ti ho detto, si protrae da novembre, perché ci dovevano essere le votazioni, mi sembra, a dicembre, gennaio, e marzo ancora non siamo a niente. questo È pesa. un'agonia, guarda, mi dispiace dirlo, è un'agonia, perché veramente siamo soli come squadra, come staff, ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile.
però chiaramente dopo va a finire che come probabilmente perdi una partita come ci è successo alla Lastigiana e si comincia a pensare, ma però allora quattro allenamenti, ma allora ne facciamo meno, ma allora qui, ma allora là, e tutto succede così e questo è quello che è successo negli ultimi 15, e che eravamo 15 giorni ed eravamo stati bravissimi Lo con so, tutto lo so. lo staff e la squadra a non farlo succedere prima, e perché poteva succedere veramente prima. Però io tengo a precisare questo perché mi sembra giunto il momento di dire le cose come stanno, perché, ripeto un'altra volta, mi sento mettere in discussione la mia professionalità e la professionalità della squadra. E questo appena è successo, io volevo parlare perché mi sembrava giunto il momento di parlare e mi sembrava Sì, giusto anche parlare. vorrei, ma soprattutto verso i tuoi giocatori, perché se verso i tuoi giocatori, Marco, perché se sono lì Guarda, a io portarsi, ti per dico, esempio. Antonio, ne ho passati in 30 anni di carriera, ne ho passate di vicissitudini brutte, specialmente quando sono arrivato in Serie D, me ne è successo di tutti i colori. Annate veramente anche a raccontarle, però è venuto fuori anche le annate più belle che ci sono state in Serie D, vedi Forcoli all'arresto del presidente. E che è successo di tutti i colori, Montevarchi l'anno del 2009, che anche lì successe di tutto e si arrivò a playoff. Io l'ho sempre detto ai ragazzi: si può riuscire a fare calcio e a fare bene anche in questi momenti così difficili, però non è sempre facile, chiaramente, perché ora lo devo dire, siamo un po' abbandonati a noi stessi. Negli ultimi tempi, specialmente chiamiamolo un po' le due fazioni di Pontassieve hanno pensato chiaramente più a tirare il bene per loro stessi per riuscire a vincere queste votazioni che saranno e fare il presidente invece che pensare alla società, invece che pensare a tutto quello che siamo noi in squadra. Io dico una cosa da cittadino di Pontassieve, oltre che da allenatore. Io chiedo che veramente a questo punto si trovi una soluzione. Si trovi una soluzione che si riesca veramente a arrivare alla fine di questa cosa, si riesca a riconoscere una figura come presidente, a riconoscere sì, una figura come presidente e si sappia che veramente è una persona e con quella persona bisogna riuscire a parlare, anche perché non è tanto la prima squadra. E io negli ultimi 2 o 3 mesi ho visto spengersi tutto a Pontassieve. Ho visto veramente spengersi tutto. E questa è la cosa che mi ha fatto più male e che mi ha ferito più di tutto. Perché, ripeto un'altra volta, io 2 anni fa accettai di tornare a Pontassieve, ma pensandoci e ripensandoci di tornare a Chiaro. Pontassieve. Però dissi sì perché vedevo un progetto e vedevo qualcosa di importante. Il culmine del progetto doveva essere l'anno prossimo, anche perché nel 2023 siamo nell'anno del centenario. E vedere così spengersi tutto in questa maniera nell'anno del centenario mi fa veramente male. Prima ti dico da cittadino che poi da allenatore, perché come dico sempre io, i giocatori e gli allenatori passano, Pontassieve rimane. E io, siccome voglio tanto bene a Pontassieve, e in questo anno e mezzo ero riuscito, fra virgolette, con tutto lo staff, con la società e tutto, a fare delle cose veramente belle che mi facevano andare in giro per Pontassieve veramente una felicità unica. E ritrovarmi oggi, invece, in questa situazione, è la cosa che mi fa più male. Ma adesso tu pensi che in questi giorni, con tutte e due, o con uno dei due dei presidenti, ci potrebbe essere un incontro, un qualcosa anche chiarificatore, anche per capire loro cosa hanno in mente da fare nei prossimi mesi? Poi le votazioni li possono fare anche a luglio, voglio dire, però non si possono chiamare fuori. No, ma quello che difatti sono qui a dire io e sono anche a nome anche dei ragazzi, anche della squadra, è quello che veramente arriviamo in fondo, prendiamo una decisione,
facciamo queste benedette votazioni, se le devono essere fatte, so che dovrebbero essere fatte il 23 marzo e lo spero veramente che vengano fatte a questo punto, perché così è veramente dura arrivare in fondo. Io già pensare che domenica prossima abbiamo da andare a Castiglione Fiorentino contro una squadra veramente in salute, contro una bella squadra, e pensare lì martedì agli allenamenti, pensare quante volte ci alleniamo, come ci alleniamo, mi prende di già male. Porto in fondo il mio impegno, perché, ripeto, sono più innamorato di Pontassieve che d'altro, e lo porto in fondo. Però io dico una cosa sola: le istituzioni, tutte. Vorrei che veramente ci metto la faccia, non so nemmeno come dirti, se tra virgolette conterà qualcosa o nulla, però dico, facciamo qualcosa perché a Pontassieve ritorni il calcio veramente che avevo visto fino a novembre-dicembre. Ecco, dico, queste basi. Anche perché, lasciamo dire a me, in questi casi sono le istituzioni, diciamo, Non so se cittadine, possa a fare prenderne qualcosa o se sono accesso, nelle condizioni di poter di fare fare da qualcosa, però mediatore. io dico, veramente arriviamo alla fine e facciamo quello che deve essere fatto, perché così è veramente brutto andare Marco, io ti ringrazio. avanti. Mi Grazie a auguro, voi. come sempre, presto di ritrovarti. E magari la prossima intervista, come siamo abituati a fare, la faremo solamente parlando di calcio. Parlando di calcio, è la cosa che mi piace più di tutti, lo sapete. Un abbraccio a tutti e grazie mille, davvero. Grazie Marco, un A abbraccio, a voi. presto.